Bonjour, je suis avec Alessio Durassi, le directeur d'un consorzio che ne connaît pas beaucoup. C'est Morellino di Scanzano. Donc, Monsieur Durassi va et nous parler peu de quoi s'agit le consorzio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, il consorzio è Morellino di Scanzano. Allora, il consorzio Morellino di Scanzano rappresenta una parte della Toscana del sud e è un vino a DOCG, quindi il livello più alto di qualificazione nel vino italiano. Rappresenta una denominazione che è nata nel 1978 e quindi ha compiuto oltre 40 anni, una denominazione storica. Produciamo circa 10 milioni di bottiglie e produciamo due tipologie di vino, il Morellino di Scanzano annata ed il Morellino di Scanzano Riserva, che oggi all'anteprima presentiamo l'annata 2019 e la riserva 2017. Il Morellino come vino ha una base sangiovese, quindi deve avere almeno l'85% del vitigno sangiovese e un 15% può essere fatto un blend con altri vitigni a bacca rossa autorizzati dalla regione toscana. Un blend con che uva? Allora, altre uve a bacca rossa, sia autoctone, quindi tipiche della regione, sia uve di vitigni internazionali, come Cabernet, Syrah, eccetera. Questo rimane a discrezione dell'azienda, che sceglie la propria tipologia e la propria politica per fare un vino che secondo loro maggiormente rispecchia le caratteristiche del Morellino che vogliono andare a produrre. Solamente rosso, non bianco? No. Perché? Perché il Morellino storicamente è una denominazione di vino rosso. Ci sono altre, solitamente i produttori di Morellino fanno anche altri vini, anche vini bianchi, però non rientrano nel consorzio, nella denominazione Morellino di Scanzano, perché storicamente il Morellino è solo vino rosso. Sì. E quante cantine sono? Allora, in totale noi abbiamo oltre 200 soci. Oggi presenti per l'anteprima ci sono 24 aziende che presentano, come vi ho detto, l'annata 2019 del Morellino giovane, quello appena prodotto, e la riserva 2017, che deve fare almeno 2 anni di invecchiamento e quindi viene presentata adesso, dopo 2 anni di passaggio in legno e in bottiglia. E Alessio, che cosa è l'anteprima? L'anteprima è un momento in cui le aziende prima di tutto si mettono in gioco e fanno assaggiare appunto in anteprima, quindi prima di uscire sul mercato, i vini che poi nei prossimi mesi andranno sullo scaffale, andranno dai consumatori. Quindi è un momento per poter degustare dei vini a volte ancora non pronti, ma che danno l'idea delle potenzialità di cosa si avrà poi alla fine del percorso di evoluzione, di invecchiamento del vino. Quindi è anche un momento importante dal punto di vista della consapevolezza e della maturità delle aziende che accettano di mettersi in gioco e far assaggiare dei vini che magari ad oggi non sono pronti. Proprio per questo ogni azienda presenta anche vini in commercio, in modo che un degustatore possa assaggiare l'anteprima e poi il vino quando è pronto. Quindi è un momento importante. Sì. Che cosa pensi? Il consorzio Morellino di Scanzano di Quebec. Quebec è un buon mercato? Assolutamente sì, in generale il Canada è un ottimo mercato per i vini toscani e anche per il Morellino, sicuramente è uno dei mercati target su cui le aziende investono, puntano e maggiormente anche per il futuro cerchiamo sempre delle occasioni per poter incrementare la conoscenza del Morellino sul mercato e la presenza delle aziende poi nei canali commerciali. Quindi siamo molto interessati al mercato canadese, Quebec, ma in generale il mercato canadese. Quando vendrai a Quebec? Puoi fare un salone, puoi fare un salone, puoi presentare il vino? Non è ancora, diciamo, all'interno della nostra pianificazione promozionale, ma sto parlando a livello di consorzio. So che le aziende sono già attive, hanno distributori, importatori, quindi sono presenti. Il consorzio sicuramente verrà nei prossimi anni, non so dire quando adesso e in quale evento, ma sicuramente ci saremo. Allora, ci vediamo a Quebec. Ci vediamo in Quebec, volentierissimo. Grazie, grazie mille. Grazie mille.
C'était le consorzio Morellino di Scansanzo, di Scansano, scusami, di Scansano, avec Monsieur Alessio. La beauté du vin à l'Italie.